10 anni fa, appena prima dell'inizio della politica di isolamento, il Giappone venne colpito da una malattia sconosciuta che si propagò velocemente da Tokyo. L'infezione procurava una febbre violenta con alto tasso di mortalità. Non possedevamo informazioni sulle cause né sulle modalità di trasmissione. Avevamo soltanto un programma di vaccinazioni obbligatorie. Però quello fu l'inizio della nostra tragedia. La pandemia era una creazione del governo. E la vaccinazione che ricevemmo non era nient'altro che un cybervirus della Daiwa. Esso invadeva ogni singola cellula del corpo, trasformando in biometallo la sua struttura molecolare, facendo sì che il corpo umano fosse reso macchina dall'interno. La cosa peggiore è che il cybervirus era ancora in fase di sperimentazione. Che significa? Che siamo una nazione di cavie per quelli della Daiwa. E il Giappone è il loro laboratorio di ricerca. Quanto tempo vi rimane ancora? La Daiwa non ha finito col Giappone. Il prossimo obiettivo sono gli Stati Uniti d'America. Sono già riusciti a infiltrare degli androidi. Allora quel politico era...